Ragazzi, sono finalmente aperte le iscrizioni al seminario di Eugene che si terrà a Roma questo maggio, quindi in questo video cercherò di spiegarvi un po' come è organizzato, di che cosa si tratta, anche per chi magari non conosce Eugene stesso, però sarà un evento veramente veramente spaziale, sarà sicuramente uno dei migliori workshop in Italia del 2019 e da qualche anno a questa parte, quindi sono super pumped. Allora, innanzitutto Eugene Tio, seguitelo su Instagram per farvi un'idea del personaggio, è un tecnico australiano che lavora tantissimo a livello di biomeccanica, anatomia, scavi motori, andando a coprire tantissimi diversi topic, dalla mobilità all'attivazione muscolare, il reclutamento delle unità motorie fino alla prevenzione infortuni e anche riabilitazione, quindi un tecnico veramente veramente completo che sta proponendo questi seminari in giro per il mondo che sono super richiesti, hanno tantissimo successo e mi sono stati commentati, sono veramente veramente fatti bene, quindi siamo riusciti a strappargli una data per l'Italia e questa data è il 25 e 26 maggio e il seminario si terrà a Roma nella palestra Training Center, si chiamerà qua sotto, trovate il link in descrizione, palestra che sarà completamente libera per il seminario, si trova più o meno nei pressi di Cinecittà e vicino alla stazione metro, quindi super comoda per tutti quanti. Ora, la prima caratteristica del seminario su cui voglio porre tanta tanta attenzione è il fatto che è un seminario pratico, quindi si tratta di stare in palestra per 2 giorni insieme a Eugene che ci farà vedere veramente tutto quanto, quindi si tratta non di capire dei concetti da un punto di vista teorico e cercare di riapplicarli in palestra, ma capire dei concetti da un punto di vista pratico, nel senso che voglio farti capire qual è l'anatomia del gran dorsale, fartelo percepire, sentire, ti prendo e te lo faccio percepire da un punto di vista pratico, quindi saremo noi i protagonisti del seminario e Eugene ci manipolerà, ci farà sentire determinate sensazioni e questa è una cosa super super positiva perché ci sono tantissimi seminari che sono assolutamente validi qua in Italia, però sono tutti seminari teorici, si parla, si sta seduti, si danno un po' di concetti, però poi non si va ad approfondire la cosa da un punto di vista pratico, nel senso che tutto quel che ti porti a casa sono dei concetti che devi poi andare a studiare e rianalizzare, però non ti porti a casa delle sensazioni e visto che il bodybuilding one on one è uno sport che si fa e vive in palestra, che è frutto di sensazioni e percezioni e soprattutto di controllo di quello che è il nostro corpo nell'esecuzione di diversi schemi motori e sapete quanto noi puntiamo su questo, allora il seminario e la parte pratica è veramente fondamentale e visto che questo seminario è assolutamente completo da questo punto di vista ci tenevamo a portarvelo in Italia. Ok, detto questo cerchiamo di capire quali argomenti andremo a toccare nel seminario e soprattutto come sarà strutturato. Allora, sono 7 i punti chiave su cui lavora Eugene e il primo sono le basi. Le basi intese come respirazione, setting scapolare e appoggio plantare. Quindi la respirazione che è fondamentale per ottenere il giusto e corretto schema motorio. In secondo luogo il torace, il setting scapolare per lavorare sugli arti superiori e infine l'appoggio del piede, l'appoggio plantare che ci permette di attivare e lavorare bene sul lower back, quindi il coinvolgimento di quadricipite piuttosto che femorali, glutei, tutte questioni che ovviamente sfruttano una certa stabilità del corpo. Quindi questi 3 topic vengono gettati da Eugene come base del seminario. A questo punto, secondo punto chiave, andremo a smantellare il corpo e questa è la parte più bella del seminario perché sostanzialmente che cos'è che fa Eugene? Va a spiegare la biomeccanica dei singoli distretti muscolari, quindi vi fa capire come lavora il distretto in isolamento, ma poi fa un'operazione importante che pochi fanno, ossia inserisce questo distretto in tutto il corpo, nel senso che fa capire come il corpo lavora sia in isolamento sul singolo distretto muscolare sia in maniera sistemica. Questo perché dovete capire che se volete isolare un singolo distretto muscolare non dovete ragionare solo su quella che è la sua biomeccanica, ma capire anche come stabilizzare ed orientare e lavorare, contrarre gli altri distretti che partecipano al movimento, nel senso che un movimento è composto da tanti distretti muscolari, se vogliamo isolarne uno dobbiamo sì concentrarci su questo distretto, ma dobbiamo anche tener conto di che fine fanno gli altri distretti, come andiamo a stabilizzarli, come andiamo a contrarli, a tenerli fermi. Ecco, Eugene affronta queste tematiche, quindi questo è il secondo punto chiave che analizza nel suo seminario, che è veramente veramente bellissimo perché vi assicuro che vi aprirà totalmente la mente. Ok, terzo punto, che è una diretta conseguenza, l'analisi del movimento, in particolare per quanto riguarda la stabilità e la coordinazione. Ora, un punto di nuovo che dovete tenere in considerazione è che
ok ragionare sul singolo distretto muscolare, però lo schema motorio deve essere quanto più stabile, quanto più coordinato, e dovete avere una massima propriocezione e esterocezione possibile. Questo è un discorso che si sta affrontando da numerosi tecnici, ossia il fatto che per ottimizzare il nostro lavoro inevitabilmente dobbiamo avere una componente di concentrazione, una componente mentale molto molto importante, che va a riflettersi in quella che è il mantenimento di una stabilità del corpo. Immaginate di fare delle croce ai cavi in cui andate a chiudere, ad aprire, a chiudere, ad aprire. Ovviamente ogni ripetizione sarà diversa dall'altra, perché non siete stabili e disperdete tante tante energie. No, per cercare di sfruttare al meglio un esercizio, uno schema motorio, quello che vi serve è stabilità, stare stabili, non andare a disperdere energie in giro, ma cercare di mantenere tutto il corpo fermo e far lavorare soltanto il distretto muscolare target. E ovviamente per far questo non solo serve una stabilità, ma questa stabilità si ottiene da una propriocezione muscolare e un'esterocezione, quindi una concentrazione su altri elementi che sono al di fuori del nostro corpo. E questa è la terza tematica che andremo ad affrontare. Quarta tematica, quella che tutti quanti volete, e pian piano come vedete stiamo costruendo il Tetris, l'attivazione muscolare, quindi come attivare ogni singolo distretto muscolare. Sì, perché in questi due giorni andremo ad analizzare ogni singolo distretto, quindi siete carenti sul gran dorsale? Lavoreremo sul gran dorsale. Siete carenti sulle spalle? Lavoreremo sulle spalle. Stesso discorso per il petto, per i glutei, per i femorali, per i quadricipiti, insomma affronteremo ogni singolo distretto muscolare. E lavorato sulla stabilità, lavorata sull'analisi della biomeccanica, adesso andremo a vedere come attivarlo. Se non attivate un singolo distretto muscolare, se non riuscite ad attivarlo, quel distretto inevitabilmente andate a mozzargli tutte le possibilità di crescita, nel senso che gli adattamenti ipertrofici saranno inferiori e inevitabilmente andrete a disperdere energie. Quindi potete avere la progressione di allenamento più bella, più perfetta in assoluto, però se non attivate bene il distretto target state perdendo tempo, state disperdendo energie. Ok, quinta tematica, questa è molto molto interessante e pochi ne parlano, pochi l'affrontano: il ruolo della fascia e del sistema nervoso centrale. Che ruolo hanno, ma soprattutto come allenarli? Molto spesso sentite parlare di stress neurale, di cuocersi da un punto di vista prettamente neurale, non riuscire a leggere l'allenamento, eccetera. Ecco, in questo corso capiremo non solo di che cosa stiamo parlando effettivamente, perché è un qualcosa che ha un transfer molto importante sul vostro allenamento, nel senso che padroneggiare quello che è lo stress neurale e distinguerlo dallo stress fisico è veramente veramente tanto importante, ma soprattutto capiremo come allenare questi due fattori. E sesto punto, e questo è di fondamentale importanza e nessuno ci pensa mai, nessuno ne parla: la preparazione articolare su due fronti, ossia la mobilità da un primo punto di vista, che è assolutamente importante, perché pensateci bene, se io ho una mobilità ridotta inevitabilmente anche il mio ROM muscolare sarà inficiato, quindi anche là non andrò a sfruttare tutte le possibilità di adattamento ipertrofico, mentre se miglioro la mia mobilità ovviamente andrò ad aumentare anche le mie possibilità da un punto di vista di ROM attivo, e questo è assolutamente importante, di nuovo mi permette di avere maggiori adattamenti ipertrofici, maggiori stimoli da dare al muscolo. Ma detto questo, la mobilità è importante anche da un altro punto di vista: una maggiore mobilità vuol dire anche una migliore prevenzione degli infortuni, e questo è un altro punto di vista, nel senso che Eugene andremo a vedere anche come lavorare da un punto di vista di prevenzione infortuni, e sfioreremo tematiche riguardo alla riabilitazione. Ok, quindi tematiche assolutamente importanti. Ora tutti quanti pensano, vabbè, prevenzione infortuni, un po' sto attento, non importa, però quando vi capita un infortunio, una contrattura del petto, eccetera, poi realmente sono dolori, sono rotture di scatole, mentre il discorso della mobilità e della prevenzione infortuni non ci pensate mai, ma ha un forte impatto su quella che è la salute muscolare. Una cellula, un tessuto più sano, un tessuto che si adatta meglio, un tessuto quindi più anabolico, e alla fine ragazzi il punto di arrivo è sempre lo stesso, che questa tematica si riflette inevitabilmente su un adattamento ipertrofico maggiore sul lungo periodo e ovviamente su una salute generale da un punto di vista articolare e tendineo. Settimo punto, l'ultima key, è il program design, ossia la preparazione di un programma andando ad utilizzare tutti questi topic che abbiamo fatto. Quindi ok, vediamo le cose da un punto di vista pratico, però poi Eugene ci va a spiegare come inserirle in un programma di allenamento. E ragazzi, Eugene non solo lavora nell'ambito dell'ipertrofia, e ha gareggiato lui stesso come bodybuilder, ma lavora nell'ambito della performance, della forza, quindi in tante tematiche
che ovviamente rendono tutti questi concetti che vedremo utilizzabili in tante sfere differenti, sfere di lavoro e via discorrendo. Quindi questo rende il seminario assolutamente molto più interessante. Ora, argomento conclusivo, voi magari avete sentito tutto questo e lo vedete molto astratto come un lavoro di fino, un lavoro per tecnici. Non è così, ragazzi, è un qualcosa di pratico e questa è la cosa più bella del seminario, che non andiamo a stare seduti su una sedia e sentire che ci spiega come andare a prevenire gli infortuni, a come attivare il muscolo, eccetera. No, sono tutte cose che vi spiega da un punto di vista pratico, nel senso che vi prende, vi dice: ok, allora lavoriamo sulla mobilità, tac tac. Sentite bene come la mobilità si sblocca con queste manovre, oppure lavoriamo sull'attivazione muscolare, ti faccio sentire e percepire il grande dorsale piuttosto che il bicipite, piuttosto che il petto, eccetera. Quindi sono tutti tips che potete prendere e riapplicare proprio il giorno dopo in palestra, che saranno vostre, nessuno vi toglierà mai, perché le avete percepite, le avete sentite, potete lavorarci pian piano. E il transfer da un punto di vista atletico sarà molto molto ampio. Quindi questo che cosa vuol dire? Che è un seminario che è super consigliato ovviamente ai tecnici per aumentare il loro bagaglio di esperienza con un tecnico che è di fama internazionale, che viene direttamente dall'Australia, quindi ovviamente è un'occasione imperdibile, perché non è che dovete andare a cercarvelo con un volo internazionale, eccetera. Ma soprattutto è aperto a tutti gli amatori, cioè amatori che vogliono semplicemente sbloccare il loro potenziale, agonisti che vogliono migliorare da un punto di vista tecnico per portare una top condition migliore sul palco, ma a qualsiasi ragazzo che vuole semplicemente allenarsi meglio, a qualsiasi appassionato. Ovviamente non è rivolto al neofita che non sa se gli piace la palestra o meno e vuole far qualcosina di più. È un seminario comunque da un grande valore tecnico, però è ovviamente aperto a tutti. Ovviamente, essendo un seminario pratico fatto in palestra e un seminario a cui serve di sperimentare su ogni soggetto tutte le diverse manovre, il numero di posti è limitato a 50 e saranno inevitabilmente le prime 50 persone ad iscriversi quelle che accederanno, nel senso che non c'è la possibilità di bloccare via discorrendo. L'unica possibilità che diamo è quella di prenotare il proprio posto con un acconto e poi saldare verso la fine a ridosso del seminario. Quindi questa è l'unica possibilità che sfortunatamente possiamo dare, però per il resto le prime 50 persone che si iscrivono o prenotano il proprio posto avranno la possibilità di parteciparvi. Speriamo in futuro di fare altri seminari, però questa sarà l'unica data italiana del tour di Eugene. Ok, detto questo, io spero che partecipiate in tanti, che l'iniziativa vi piaccia, vi renda entusiasti così come lo siamo noi, soprattutto perché ne abbiamo tante altre in cantiere con tanti tecnici con cui abbiamo instaurato rapporti nel corso di questi anni. Quindi veramente si aprirà un nuovo step, speriamo, per quanto riguarda i workshop e i seminari qua in Italia. Cercheremo di aprire un po' le porte a tutti i tecnici che per ora sono stati in qualche modo preclusi o comunque lontani dal nostro paese, sfortunatamente, e cercheremo di dare una ventata di tecnicismo e di praticità in palestra, andando a scappare un po' da tutti quei teoremi, calcoli, formule che siamo abituati a vedere un po' troppo. Quindi, detto questo, ragazzi, io vi invito a iscrivervi qua sotto, trovate tutte le informazioni sul link in descrizione, compreso le info riguardo al seminario, e soprattutto andate a vedervi la pagina Instagram di Eugene per approfondire come lavora, perché al di là di tutto vi invito a seguirlo là, perché è un tecnico veramente veramente fenomenale. Quindi detto questo, io vi rimando al prossimo video.